Ingegnere, proviamo a fare una sintesi di quello che è emerso in questa serata, che è partita un po' quasi in sordina per certi versi, però poi è cresciuta e vi sono state anche delle proposte concrete. Il problema è sentitissimo sul territorio, perché c'è praticamente una esigenza di sanità dovuta soprattutto alla inesistenza di strutture sanitarie adeguate a quelle che sono le esigenze, per cui quello che oggi si è discusso e si è parlato è non solo la costruzione del nuovo ospedale del Lago Negrese, sottolineo del Lago Negrese perché in effetti la sua locazione al Lago Negro non deve significare che è una cosa che riguarda esclusivamente il popolo di Lago Negro, ma l'intero territorio, perché è l'intero territorio che si serve, ma non solo del territorio della Basilicata, ma della Calabria, della Campania, è una cosa grande, perché se fino a mo ha mantenuto, se fino a mo si parla di questo ospedale, è perché il servizio lo dà a un territorio vastissimo che possiamo annoverare fra quello che è l'antica Lucania, insomma una parte dell'antica Lucania, e che in effetti ha tradizioni, rapporti, amicizie, colori, insomma, che sono quelli che ci riguardano. Quello che è venuto fuori stasera è stata una cosa importante, perché in sostanza nessuno si è addormentato su questo argomento, perché c'è stata una volontà comunque retriva rispetto a quella che era l'amministrazione precedente, che andava amministrazione regionale precedente, e soprattutto per la mancanza di un'amministrazione comunale a Lago Negro, perché noi siamo sotto praticamente un commissariamento, insomma, prefettizio. Per cui noi come comitato abbiamo fatto di tutto per mantenere accesa sta fiammella dell'ospedale unico, ma come vedete, insomma, come avete potuto pure ascoltare, insomma, c'è stato pure una delle voci dissonanti che andavano, ma secondo me sempre nel buon senso di avere una sanità sul territorio, ma legata a dei tempi di realizzazione più consoni, più corti, secondo loro certamente, perché io ritengo a dire che le strutture sanitarie debbano essere adeguate alle esigenze, devono essere economicamente costruite per dare schiettezza, freschezza, rapporto, per dare una dimensione diversa, non nichilista, di quello che è il rapporto dei cittadini di questa terra. Ingegnere, per concludere, sono emerse due scuole di pensiero che fino a qualche tempo fa sarebbe stato quasi impensabile, però è emerso chiaramente qui nella sala, cioè chi dice: ci sono questi soldi, ristrutturiamo la struttura che c'è, proviamo anche ad allargarlo un po', il nuovo padiglione e quant'altro. C'è invece chi dice, mi pare proprio il comitato, dice bisogna fare una, tra virgolette, mi lasci passare il termine, una scatola nuova, una struttura totalmente nuova. Certo, il problema della ristrutturazione è quanto mai vagabondo proprio, nel senso che in effetti mette in campo una serie di problematiche che già abbiamo vissuto nel passato. Nel passato praticamente la vecchia struttura, l'attuale struttura venne ristrutturata, ma alla fine il risultato qual è stato? Quello di avere una struttura decomposta, non funzionale, che in effetti non ha portato niente di coerente, di organico. Mancanza di parcheggi, strutture che in effetti non sono adeguate alle esigenze, voglio dire spazi non adeguati alle esigenze, quindi è una cosa veramente improponibile, perché sia per gli spazi di parcheggi, sia per gli spazi delle attività che si svolgono, nelle stanze dei medici, i passaggi dei corridoi. Allora, il concetto è questo: realizzare una struttura nuova va nella direzione dell'economicità, dell'efficienza e dell'organicità. Questo è un concetto essenziale, non perché io sono per la... Però se questi signori che oggi propongono questa scelta si fossero andati a leggere quello che è praticamente il progetto di fattibilità presentato dalla Regione, praticamente alla prima pagina, non dico altro, ma alla prima pagina dovrebbero leggere quelle che sono le motivazioni della costruzione del nuovo ospedale, in funzione della legge, in funzione di quello che in effetti oggi si è venuto pure
a parlare qua, che sarebbe la richiesta del Ministero. Un Ministero non ha chiesto nient'altro se non quello di dire: ma la struttura esistente che ne fa? La struttura esistente ne facciamo quello che è previsto sul progetto, perché sul progetto è previsto di integrare quella struttura con l'ospedale nuovo e di farne praticamente un luogo di localizzazione di tutti i servizi sanitari di Lago Negro, che sono sparsi un po' dappertutto, insomma. Quindi quella che è la problematica che poneva uno degli interlocutori che è venuto qua e ha detto determinate cose, che il ministero non ha chiesto nient'altro se non quello di avere un progetto organico, che è quello che è stato definito dal progetto di fattibilità. In una battuta, rilanciate Timpone Rosso allora? Noi rilanciamo la costruzione dell'ospedale nel Timpone Rosso, perché là è stata localizzata. Se però, l'ho detto pure in premessa quando sono intervenuto, queste siamo ancora in una fase di progettazione, se però in effetti questi signori che in effetti sostengono la ristrutturazione, perché si andrebbero a privilegiare gli amici degli amici, noi diciamo molto serenamente: a noi gli amici degli amici non ci interessano proprio, a noi ci interessa che si costruisca l'ospedale. Siamo in fase di progettazione, allora potete anche spostarlo, potete anche riportarlo sul vecchio sito, perché il vecchio sito non è stato escluso per motivi chissà che cosa, per questioni economiche fra la regione e la SOL. Questo è il concetto. Si può ricostruire, si può effettivamente riavviare la costruzione là sopra, facendo quello che era già, tenendo conto quelle che sono già le indagini fatte, magari con un progetto rifinalizzato, come diceva, ma che va nella direzione di dare un ragionamento coerente col terreno, con l'area. Possiamo farlo più piccolo, più alto. Io sono ingegnere, ne ho fatte tante di cose nella vita mia, e quindi ritengo che se lo vogliamo fare questo ospedale lo possiamo fare, come hanno fatto i cinesi in due giorni. Grazie. Allora, noi iniziamo questa conferenza di pace che abbiamo indetto questa sera. Però un po' di silenzio, gentilmente, perché siamo a viva voce, quindi non si sente. Purtroppo i potenti mezzi messi dal comune a disposizione sono questi qua, non funziona l'audio, di conseguenza insomma dobbiamo arrangiarci, anche per gli operatori televisivi che sono venuti, purtroppo ci scusiamo con loro, perché queste cose sono alquanto inconsciute. Allora, quello che stasera sono riusciti a sbloccare la situazione. Chiede scusa al comune. Allora, chiedo scusa a tutti i presenti per quello che è successo. Non era previsto, pensavamo che fosse tutto a posto, invece abbiamo dovuto lottare con tutti questi potenti mezzi che si danno a disposizione per poterli far funzionare. Grazie all'aiuto di qualche presente in sala che è riuscito a metterci mano sopra. Qua mi pare che sono delle strumentazioni fatte apposta per dare fastidio, oppure che devono funzionare solo in particolari occasioni, quando ci sta la persona adatta per farlo funzionare. Purtroppo dobbiamo ringraziare queste persone che gestiscono. Allora, voglio semplicemente dire da che cosa viene fuori questa riunione, per capire un pochettino quali sono i passaggi che ci sono. In effetti è dovuta a questa riunione di questa sera ad un incontro fatto con un giornalista locale, il dottor Lamboglia, che in effetti ringrazio per essere venuto qua, perché è stato sempre pronto, ogni volta è sempre disponibile, e anche alla RAI che stasera è venuta qua alla Brega per ascoltare quelle che sono le nostre lamentele, chiamiamole così. Ogni tanto mi preoccupo perché c'è un abbassamento di voce, mi sembra che fosse un bisogno. Allora, dicevo che in sostanza quello che è venuto fuori, perché in sostanza ragionando con l'amico Lamboglia, che mi chiedeva che avete fatto, che state facendo sulla questione ospedale, perché non mi aggiornate, non mi fate sapere qualcosa.
cogliendo l'occasione, abbiamo deciso di fare questo incontro questa sera, però non c'era niente di organizzato, se non una volontà, insomma, di parlare, di discutere, di far conoscere quelle che sono state le ultime decisioni che abbiamo sentito, non ci sono state prese, non è stata presa nessuna decisione su questa questione specifica dell'ospedale unico, che noi abbiamo portato avanti per circa 4 anni, noi, insomma, sulla questione. Eravamo arrivati al punto di realizzare questo benedetto ospedale in località Cappello, se vi ricordate, c'erano tutti i presupposti per poterlo fare, poi tutto a un tratto è saltato tutto in aria, perché in sostanza, nonostante la validazione del progetto fatta da una società di ingegneria di Genova, il progetto praticamente venne messo da parte perché l'azienda che doveva realizzare i lavori, la società lucana ospedale, in effetti decise di non farlo perché si ritirò dalla realizzazione dell'opera, perché sosteneva che c'erano stati degli accordi precedenti che prevedevano un intervento da parte della regione per l'ammassamento dei terreni e quindi per evitare sbancamenti che potevano creare problemi di smaltimento. Di conseguenza, siccome c'erano state anche altre problematiche all'inizio riguardante proprio il quantum dell'opera, che c'erano state 2 atti aggiuntivi non nell'ambito della progettazione stessa, cose che lasciano un pochettino pure a desiderare relativamente a quello che è il concetto, insomma, di appalto dei lavori, per cui i lavori li evitarono enormemente. Però nonostante tutto c'era stata la validazione del progetto, il lavoro si poteva iniziare, la regione Basilicata decise di non fare quell'opera perché c'erano, secondo il mio modesto parere, compromissioni da parte di tutti i tecnici regionali, da parte di tutte le persone che avevano seguito i gruppi che erano stati nominati e che in effetti, secondo il mio modesto parere, sempre non avevano seguito bene quello che erano, non voglio dire altro, non avevano seguito bene l'andamento della procedura, per cui si era arrivata a un punto che portava a una limitazione eccessiva, per cui la regione prese la palla al balzo e praticamente decise di trasferire l'opera in un altro sito. L'altro sito previsto era quello del Timone Rosso, vicino all'ospedale esistente, con il quale praticamente sul quale si doveva realizzare l'opera. Ripeto, in effetti c'è stato anche il progetto di fattibilità che in effetti prevedeva la realizzazione dell'opera in certi costi, che si poteva fare, che doveva avere delle caratteristiche, e ci sta una premessa sul progetto di fattibilità che in effetti riporta tutte quante le necessità per cui quell'opera doveva essere realizzata, quindi una struttura nuova che in effetti doveva avere dei collegamenti con la struttura esistente. La struttura esistente, sottolineo questo passaggio, doveva avere una funzione di alloggiamento di tutte le strutture, sanitarie, e aveva una funzione soprattutto di supporto, mentre la nuova struttura doveva alloggiare tutti quanti le strutture ospedaliere necessarie. Parlo un pochettino così perché mi sono andato a calmare, nel senso che in effetti avrei bisogno di un gruppo grafico che mi sta seccando l'ora. Comunque, voglio continuare. Questo praticamente ci ha creato dei problemi, perché in effetti la struttura era voluta dall'amministrazione regionale precedente, sostituta, anche se noi come comitato l'avevamo avversata sotto un certo punto di vista, perché ritenevamo che la sua trasposizione in un altro luogo
avrebbe creato dei problemi ulteriori, nel senso che questa cosa del trasferimento necessitava di tutta una serie di operazioni necessarie a quello che era soprattutto il finanziamento dei 76 milioni di euro, che in effetti facevano e avevano una parte che era dovuta dalla regione, 5 milioni e 6, altri 36 milioni da parte della regione e il resto della cassa di questo prestito, che in effetti contemplavano quest'opera di 76 milioni di euro. Purtroppo il progetto validato anche in effetti è stato fatto, è stato individuato, quello che era necessario adesso fare è andare avanti sulla procedura. Purtroppo ultimamente sono state le elezioni regionali, purtroppo infatti democrazia, sono superati altri padroni. Questi nuovi padroni stanno dicendo che quell'opera non va bene, perché in effetti forse, no forse, l'hanno detto apertamente, perché va ad interessare altre persone. Per una questione di interessi, di pagamenti. Noi diciamo innanzitutto questo passaggio, il problema del processo all'intenzione sono cose che ci riguardano relativamente. Noi abbiamo detto semplicemente che vogliamo costruire un nuovo ospedale confacente con quelle che sono le esigenze di questo territorio. C'è un progetto di massima, un progetto preliminare fatto, che giustifica la necessità di una nuova struttura e che quella struttura praticamente, anche se diciamo in una situazione di preliminare, progetto preliminare, volete, se hanno necessità di cambiare il posto, di trovare un altro luogo più compacente alle loro esigenze, problema non ce ne sono, perché sollevare delle questioni inutili, inesistenti, quando praticamente si va a parlare a dispetto. Io dico che non faccio quell'opera perché tu vuoi favorire tu a me. E questa è una cosa che purtroppo in tutte le vicende delle opere pubbliche probabilmente si può verificare, perché l'amico si può sempre salvaguardare, si può sempre favorire, però mi sembra strano che in una fase del genere si parli di ristrutturazione. Allora la dimensione della ristrutturazione va a incidere su di una situazione che in effetti a livello proprio di dimensione, di spazio, gli spazi non si intendono soltanto quelli esterni, ma anche quelli interni per quanto riguarda la funzionalità, per quanto riguarda l'accessibilità, per quanto riguarda l'insieme delle cose che... Quello che in effetti è necessario oggi in una struttura ospedaliera è lo spazio che non esistono nella struttura esistente, spazi che in effetti si vuole ricavare, vogliamo fare che da un cappello esce una coccola, insomma, come si dice alla Romagna, allora probabilmente insomma, anzi una domanda esce una coccola, non mandiamo. Questo è il concetto. Le esigenze oggi sono cambiate sotto tutti i punti di vista, gli spazi sono necessari, ma non solo, ci sono gli spazi esterni per i parcheggi, per la viabilità, ci sono gli spazi esterni per i rapporti ludici con tutti gli operatori, con tutti i degeni, con tutti quelli che hanno bisogno. Dico, è impraticabile una cosa del genere, proprio impraticabile sotto tutti i punti di vista, anche perché nel 97, se vi ricordate bene, venne fatta una ristrutturazione sull'ospedale esistente e quella ristrutturazione praticamente portò a una rivoluzione, perché c'erano i soliti fatti che in effetti godevano del fatto che la struttura Vagonegrese non funzionasse e che praticamente era il momento opportuno per poterla definitivamente chiudere e togliere dai piedi, tanto che si provò pure a fare un trasferimento e che, se vi ricordate bene, quel trasferimento portava proprio alla rivoluzione. Quindi oggi pensare a distanza dal 97, quanti tempo è passato? Siamo a 23 anni,
da 23 anni a questa parte che cominciamo a riportare altre cose consumate dal tempo, dove praticamente è impossibile che una persona oggi possa sopportare certi rapporti di assistenza, di aiuti, di determinazione. Beh, allora, quello che dico, forse ci siamo, non ci manco, rendiamo conto di quello che diciamo, basta che parliamo, facciamo dei proclami. C'è un amico mio, qua vicino, un amico fratello, che mi dice sempre che probabilmente quei signori che parlano in quel modo sono come quelli che andavano a scuola con lui, che in effetti quando il professore dava il progetto della casa, facevano il progetto del bagno uno per uno. E il professore lui mi chiamava, ma perché hai fatto il bagno uno per uno? Perché a casa mia è uno per uno. Questa è la conclusione. Che significa questo? Non è filosofia. È un fatto di ristrettezza mentale, questo mi permette di dire. Mi permette di dirlo con forza, perché in effetti qua osa la capacità di avere la cognizione del ragionamento, di quello che si vuole realizzare, di quello che si vuole creare in questo territorio. Noi abbiamo un rischio, corriamo il rischio. Adesso siamo quasi tutti quanti anziani, ma corriamo il rischio, se continuiamo su questa strada, di chiuderlo definitivamente questo, ma non in ospedale, il paese. Allora qual è il nostro ruolo? È quello di assicurare delle novità, delle cose nuove, un'apertura mentale a tutti quanti, sono tutti i giovani che fanno crescere un pochettino i tempi, sono cambiati. Per andare verso il nuovo, verso la nuova, per una nuova concezione della vita, di un rapporto diverso, ma non a chiacchiere, a stupiderie. Cioè io diminuisco, demolisco l'esistente, fa che cosa? Che cosa? Si è detto sempre qui a chi sta nel mestiere, che ha fatto la cosa, sono andato a Mastro che ci sta. Che significa ristrutturare un'abitazione nel centro storico? Significa che forse gli stessi sono già a famiglia da qualche altra parte. Noi corriamo il rischio di perdere anche quella struttura che teniamo, perché in effetti la volontà è quella retriva, di chiusura mentale, di nichilismo, così mi definiscono i filosofi, nichilismo. Noi invitiamo a tutti quanti a pensare su questa cosa, perché in effetti quello che sta succedendo è veramente una brutalissima. Cioè qua veramente si va verso una distruzione dell'esistente, ma per fare che cosa? Noi abbiamo la possibilità, abbiamo i soldi, andiamo verso quella direzione, chiediamolo con forza, vogliamo un nuovo ospedale come stabilito, come voluto nel tempo e come l'hanno portato avanti nella lotta noi in prima persona, con tutta la cittadinanza della Lagonegro che dal 96 l'ha chiesto quella cosa e la dobbiamo pretendere. E vogliamo che tutte le forze politiche che si presenteranno alle prossime elezioni, perché a maggio si voteranno, assumano come responsabilità la realizzazione, e nel programma loro, se ce l'hanno, ce lo faranno nel programma, di chiedere alla Regione il rispetto degli impegni, la realizzazione dell'opera anelata da tanti anni dal Comune di Valmarino. Va bene, allora adesso passa la parola al mio amico qua, che mi dà una mano, se no. Buonasera e grazie per essere intervenuti. Io faccio una piccola carrellata di alcuni appunti che ho messo sulla carta. Pensavo di correttare, abbiamo difficoltà, quindi li leggo soltanto. In particolare voglio mettere l'accento sull'ospedale esistente, per dire che l'ospedale esistente deve, l'obiettivo immediato è il mantenimento delle specialistiche presenti e il rafforzamento del personale medico e paramedico, perché è importante che la nostra struttura sanitaria funzioni in attesa e nel rimuovere la costruzione del nuovo ospedale o del nuovo ampliamento, che deve avvenire perché la collega non merita, il territorio non merita, e la nostra lotta deve essere anche territorio, insomma, alla fine, che dopo tanto tempo dobbiamo anche portare a conclusione.
Io pongo pure una serie di domande, no? Questo è l'obiettivo principale, quindi il mantenimento dell'ospedale assistenti, che non abbiamo permesso. La domanda che pongo, la costruzione del nuovo padiglione, che ti la fa? Sappiamo che c'è un progetto in itinere, sappiamo pure, e qui ci sono dei rappresentanti della vecchia amministrazione, della nostra amministrazione, non parlo dell'amministrazione regionale, che avevano anche organizzato una conferenza di servizi per proposito che è andata a vuoto perché mancavano, è stata rimandata perché mancavano delle relazioni geologiche. Premesso che in quella zona per cioè, negli anni sono avvenuti una serie di interventi, quindi di relazione geologica, ne abbiamo a Ioccia, per qualcuno, no? E quindi era opportuno anche documentare, fare una ricerca anche in qualche archivio e portare tutte le relazioni geologiche del caso in quella sede, vedere cosa si poteva fare. Quindi il nuovo padiglione, ma è fermo in una situazione di stallo. Abbiamo interpellato anche il Rucchi, che è l'architetto della Cicala dell'ASL, e ha detto che devono farlo, però non lo fa, è passato un anno. La caduta della mia vecchia amministrazione, che a oggi non è stato fatto. Sull'esistente abbiamo delle criticità palesate negli ultimi tempi, no? Tutti quanti ne abbiamo parlato, forse qualcuno con tono allarmistico, qualcuno con tono meno allarmistico, però sicuramente verichiere, parte del ricorso. Quindi quali sono le difficoltà? Difficoltà mancanza di persone medico e le medie. C'è stato la settimana scorsa, una settimana e mezza fa, l'intervento dell'assessore Leone, il direttore dirigente sanitario, il direttore generale del Sant'Anno, il nostro rappresentante del territorio, consigliere Vito, hanno fatto una ricognizione all'ambito dell'ospedale, hanno promesso che sarebbero intervenuti per potenziare l'ospedale, cioè del reparto di pediatria in modo particolare, anche con degli specializzanti che avrebbero presso l'Università di Roma, non so quale università, ma degli specializzanti. Un'altra soluzione prospettata era quella di spostare alcuni medici da una parte, da un ospedale all'altro, e non neppure questo mi pare che sia avvenuto. Non vorrei dire eresia, ma mi pare che non mi risulta. Quindi, che cosa chiediamo? Chiediamo che venga fatta chiarezza, senza demagogia, che ci dicano cosa vogliono fare realmente la nuova amministrazione. Adesso è un anno che si sono insediati, non sono più dei neofiti, hanno un anno di esperienza, dovrebbero avere un programma ben definito, una veduta della domanda e dell'offerta sanitaria della regione. Se dopo un anno non hanno queste idee, penso che non abbiamo soluzione fino adesso. Spero che prendano coraggio, prendano visione di quello che è la situazione reale e portino a termine alcuni degli interventi. Allora, sempre sul padiglione d'ampliamento ritorno, quindi la situazione di stallo è dovuta soprattutto all'inadeguatezza della politica sanitaria, se l'ho appena detto precedentemente, inerzia, cioè nel senso che fino ad oggi non si muovono in modo corretto, può darsi abbiano la volontà ma non l'hanno fatto, delle autorità preposte a risolvere gli impedimenti burocratici in itinere, cioè queste relazioni, che mandavano, devono farle, devono portarle a chi di dovere, e quindi la mancata integrazione della relazione geologica richiesta, nonostante esistano precedenti accorrenti degli interventi fin qui realizzati. Quindi chiediamo un sollecito intervento risolutivo. Torno un attimo sul nuovo ospedale,
l'ingegnere Manco mi pare che abbia chiarito ampiamente quello che è stato il processo che ha portato allo spostamento del vecchio progetto da località Cappella a località Tibone Rosso, e in quella fase forse non si è, i nostri vecchi politici non si resero conto che spostando l'ospedale dovevano chiedere anche la rifinanziazione dei soldi, quindi del finanziamento, perché se vuoi realizzare una casa da qualche parte deve avere gli stessi crismi se la sposta, quindi le stesse, se non ha gli stessi crismi, non ha le stesse cose, deve essere rifinanziato tutto quanto il finanziamento. Finanziamento che esiste, c'è. Nel momento in cui voglio fare questa precisazione, perché è dovuta, insomma, nel momento in cui abbiamo avuto il primo incontro con l'assessore Leone, quindi riuscimmo a contattarlo in modo rapido, veloce, quindi quasi in incursione, perché non avevamo alcun appuntamento, ci disse no, tanti soldi oggi sono, non si fa, punto. Poi successe successivi incontri ha detto, ha affermato che il finanziamento c'è e quindi si può accedere a quel finanziamento, perché anche perché il Ministero della Sanità l'ha confermato, lo confermerebbe a condizione che gli fanno formare richiesta e che integrano quello che hanno chiesto, perché c'è stata una richiesta specifica del Ministero della Sanità alla regione, all'amministrazione regionale, e mi pare anche in questo caso, non voglio dire eresia, ma mi pare che anche in questo caso non c'è stata alcuna presa di posizione o risposta. Quindi di che parliamo di fronte a queste inerzie volute o perseguite? Noi vogliamo sapere realmente qual è l'intenzione dell'attuale amministrazione regionale, cosa vuole fare, ma in modo formale, non con promesse e fotografie su Facebook che non dicono niente, servono soltanto a tenere buoni i passanti di occasione. Ma chi conosce il problema sa che sono soltanto esclusivamente chiacchiere di contorno. Quindi fin qui abbiamo avuto solo promesse e rassicurazioni gratuite. Un'altra cosa che diciamo con convinzione e abbiamo sempre detto è quello che già il Presidente del Comitato ha asserito: contestiamo in modo deciso la proposta di demolizione e di costruzione in sito avanzata dal nostro consigliere regionale e condivisa dall'assessore alla sanità Leone e chi vi accompagna, perché non è fattibile o perlomeno presenta dei grossi rischi di chiudere o grandi lavori. Perché? Vogliamo capire perché potrebbe creare problemi, e lo diciamo subito. Contestiamo per i seguenti motivi: l'inadeguatezza dell'area, l'area è angusta, è piccola, non ci sono spazi, aspettica, dice il signor Manco, quindi non, anche dal punto di vista geologico ho qualche perplessità in questo caso, anche se non perché basta considerare il nuovo capannone, le infrastrutture laterali presentano delle lesioni evidenti passanti da una parte all'altra, quindi bisogna considerando questo intervento, anche questo aspetto. Non dico che non si possa fare, ma bisogna considerarlo. Quindi mandato di parcheggio, pagine di disimpegni e movimentazione. Se arriva un auto mezzo per scaricare, un camion per scaricare, dove andiamo a curare? Non facciamo per un muro, se ci occupiamo tutto lo spazio attuale con delle costruzioni. L'impraticabilità della proposta progettuale dell'evento, quindi non è praticabile, perché disagi arrecati in tanti lavori,
Immaginate voi, mentre ci sono dei pazienti ricoverati nell'ospedale, polvere, calcinacci, calcafoso, polvere che si sono liberi, quindi di che stiamo parlando? Cioè, non sappiamo benissimo quando facciamo l'intervento, anche in casa nostra, le nostre moglie sono preoccupate dalla polvere e quant'altro. Immaginate un ospedale. Ma anche per chi va a visitare i pazienti, per chi si reca in occasione delle visite, trovarsi investito da un nuovo ricordo non è piacevole. Mancanza di spazi, posso ripetere quello che ha detto l'ingegnere Manco, ma voglio puntualizzare e focalizzarmi un po' nuovamente. Mancanza di spazio per la creazione di servizi ricreativi, cioè l'ospedale non è un luogo dove dobbiamo andare a penare, ma è un luogo dove dobbiamo pazientare, sì, ma avere anche la dignità di esseri che sanno spaziare, che sanno guardare, che sanno vedere cosa c'è intorno. Quindi mancano spazi ricreativi, ospitativi, nel senso che chi va a visitare deve trovare gli spazi dove poter parcheggiare e anche interlocutore relazionale con gli operatori sanitari, in attesa che gli venga dato il riscontro sanitario. C'è anche un aspetto molto importante, io ritengo importante, che è l'aspetto della caduta d'immagine dell'ospedale stesso. Immaginate voi che noi riusciamo a portare un insigne illustre primario che voglia venire a lavorare. Quando lo portiamo nell'ambito del nostro nosocomio e vede quello che c'è sta intorno, ma secondo me quello se lo scappa. Quello non è il nosocomio, ma di fuori. Perché dal punto di vista proprio immagine, ci dà un'immagine, non è un'immagine di decoro del paese, no, assolutamente no. Ci porta verso il discorso che faceva lui prima quando il mio collega progettava il bagno uno per uno, quindi qui certezza mentale lontano. Quindi una caduta immagine per l'utenza e per gli operatori sanitari. Penso che quando abbiamo detto sia sufficiente a capire perché la nostra ostinazione a rifiutare questa proposta, perché non è un progetto ancora, è solo una proposta. Abbiamo visto delle immagini su Facebook, ma poi è finita lì, è stata ribadita in qualche occasione, ma sono sempre chiacchiere, non sono fatti formali. Quindi vogliamo vedere oltretutto fatti formali che ci dicono con chiarezza cosa vogliono fare. Grazie, ho finito. Allora, la riunione di questa sera, lo dicevo in premessa, era venuta fuori dall'incontro fatto con il dottor Lamboglia relativamente alla situazione dell'ospedale, ma nello stesso momento è un momento di riflessione complessivo, insomma, che richiede anche un intervento, non dico con loro, ma di alcuni di voi sulla questione, sulla vicenda. Perché non ci dimentichiamo che in sostanza la prossima primavera praticamente servirà anche per ripresentare un programma di amministrazione comunale da parte dei vari contendenti all'amministrazione. E allora la domanda che noi poniamo come comitato a chi penserà di far parte di questa nuova amministrazione, che intende praticamente procedere a lavorare per dare un governo a questa città, se hanno intenzione di prendere praticamente una posizione chiara sulla vicenda ospedale e praticamente di dire come la vedono loro in merito a queste questioni. Cioè, noi abbiamo detto, e siamo fermi su questo punto, che la Lanigro ha necessità dell'ospedale pubblico della Lanigrese, nel quale si dovranno fare
tutte quelle cose necessarie a dare la sanità ai cittadini, e praticamente dobbiamo capire qual è il passaggio se vogliamo giocare come giocare per tanti anni a questa parte, o se vogliamo proporre qualche cosa di nuovo, di concreto, che va nella direzione di dare respiro, di dare una dignità ospedaliera a questa città. E come diceva Giuseppe prima, il problema qual è? Che anche una questione di apparenza, di bellezza, se la struttura praticamente è fatta in un determinato modo, la gente ce l'ha pure con piacere, sana pure prima, guarisce pure prima, perché sta in un ambiente, ma se sta andando di fuori praticamente si approdisce. Voglio semplicemente aggiungere qualche altra cosa in merito a quello che è oggi il nostro spazio, quello che è diventato. Alcuni reparti sono stati chiusi, io ho partecipato all'incontro, non chiusi, lavorano così, a signorsi, cioè fai la prenotazione. Oggi mi è arrivato per esempio mio figlio, nell'urologia di Lago Negro, praticamente è composto da un solo abnegato soggetto che fa tutto lui là dentro. Purtroppo il primario praticamente si è ammalato, ha avuto dei problemi, il suo aiuto secondo che c'era là se n'è andato perché ha preferito andarsene verso il delle sue, e ce n'è rimasto uno solo qua per me, in urologia, dove praticamente è un settore che colpisce quasi tutti quanti noi, almeno alla Lagonese. Poi mettiamoci la gente intorno che praticamente prendono tutti quanti alla compressina per andare a bagno quando è possibile, non sempre. Allora, quello che voglio dire, non solo l'urologia, ma l'ematologia, un altro reparto che era nell'ospedale, dove praticamente veniva la gente dappertutto ed era praticamente affidata a un luminare che oggi se n'è andata a Potenza, praticamente l'urologia, l'ematologia non funziona più. Da quando il dottor Guidini decise di andarsene, lui faceva il sindaco, si dimise da sindaco, ma si è andato pure in pensione, tranquillo lui, tranquillo tutti, probabilmente non ci sono, però dopo che se n'è andato Guidini, quel rapporto di ospedale che c'è, quel reparto che funzionava, oncologia, praticamente è stato chiuso e funziona anche esso a signorsi quando se ne va. Allora ci dobbiamo rendere conto che non si può scherzare su queste cose. L'altro giorno io sono andato e ho assistito a una riunione dei medici con la dirigenza sanitaria, con il direttore sanitario, il direttore generale, e con il suo secondo, la Barresi, e il suo aiutante. Cioè, io seguì tutti gli interventi, cioè intervenne prima il dottor Alaccia parlando della traumatologia e dell'ortopedia. In effetti quello che sta succedendo in quel reparto e quelli che sono i loro interventi, tutti quanti i lavori che hanno fatto, praticamente è successo che alla fine il dottore e il direttore generale lo cazzò pure, perché si era permesso di dire che in effetti lui aveva fatto 300, però con premessa, altri non ci sono stati, ma i miei aiuti hanno fatto più di 300 interventi in un anno. E quello serenamente, quasi ridendogli in faccia, gli disse: ma voi lo dovevate fare di più, perché in effetti a Murphy con un solo dottore ne fanno in percentuale più di voi. Cioè, questo per quanto riguarda la traumatologia e l'ortopedia, ma per quanto riguarda la pediatria, il dottor Di Lascio si era alzato per parlare delle problematiche sue, delle sue diciamo, difficoltà di lavoro all'interno del reparto. Lo zittirono immediatamente, perché in effetti, siccome è un ospedale pubblico, bisogna programmare gli interventi. Per cui se io vado all'ospedale, praticamente devono programmare eventualmente l'intervento nel momento in cui io vado, devono chiamare a Potenza, perché essendo un ospedale unico le forze possono essere messe a disposizione.
noi siamo arrivati proprio adesso, alla sud. Questi pensano che sia una fabbrica, un ospedale, dove produciamo il pezzo. Un tiro sotto la mano lo facciamo. Là ci vogliono delle persone che sanno fare certe cose e che riescono a fare degli interventi che in effetti alla fine danno la salute al cristiano. Non è che quello va là dentro per morirci oppure per essere rimandato nel tempo a sinedire, insomma, no? Per poter fare certe cose. Noi abbiamo un amico di noi qua, ha indicato una via da seguire da parte dell'ospedale di Lavoro. Io ne direi ancora un'altra. Ci sono anche delle strutture parallele a questo, che sarebbe per esempio l'ASP, dove là sono parcheggiati tanti medici che fanno altre cose. Probabilmente se c'è bisogno, necessità, possono anche precettarli, reperirli da quelle altre cose, perché ha la necessità più grossa, quella dell'ospedale. Le altre cose poi si possono affrontare. Il problema se si può, si possono risolvere, perché in effetti ci sono tante, tante possibilità. Se poi alla fine tutti quanti si coltivano l'orticello, come il dottor Barresi, a cui ripetutamente ho fatto una richiesta di incontro. L'ultima volta quando è venuto alla Ronegra mi mandò dal suo segretario, mi pigliava gli appunti e tutto quanto, però ancora non ho avuto nessun piacere di poterci parlare. Quelli di prima erano quelli di prima e ragionavano a modo loro, ma questo mi pare che sono un fatto simile un pochettino più amplificato, perché per avere gli incontri con l'assessore, praticamente quando andiamo là ci siamo andati una volta alla regione, quasi quasi mi ha detto Giuseppe, l'abbiamo bloccato, insomma, no, a parlare di determinati argomenti. Ci disse che ci avrebbe fatto avere una relazione di due tecnici che aveva nominato sulla questione ospedale. L'ho chiamato più volte, mi ha detto che teneva da fare. L'ultima volta che l'ho chiamato, vado a casa della lavoro che parlava della questione che si era verificata nella pediatria. E disse che era impegnato, per cui non ho avuto il piacere di cambiare la cortesia, che pure non si fosse mai. Perché penso che una persona, innanzitutto un cittadino, innanzitutto un rappresentante di una comunità, ti chiede un incontro, gli dici che devi fare determinate cose, poi prendi i principi, dicendo che noi ti ho da fare, ti chiamo proprio, vedi. Siamo arrivati a queste parole. Io ritengo che, in effetti, la situazione come si è determinata ci sta portando dal male in peggio. Volevo ricordare soltanto la cosa. Che noi avevamo già chiesto due anni fa, diciamo, anche quasi tre anni fa, la legge regionale numero 2 nel 2017, noi l'abbiamo sempre avversata. E dicevamo all'epoca che era una legge che ci castigava perché andando a fare parte del San Carlo di Potenza ci avrebbe impedito qualsiasi tipo di sviluppo, sempre parlando dell'ospedale ovviamente. E quindi noi chiediamo che questa legge venga rivista, che venga data autonomia e l'autonomia all'ospedale della Lavoretti. Non dobbiamo essere la coda del San Carlo, ma dobbiamo avere una dignità sanitaria, un ospedale che sia completamente autonomo, dove tutto, qua c'è stato, faccio questa precisazione perché penso che dia il significato esatto di quella che è la situazione. Mi raccontava qualcuno che mandava addirittura la carta igienica, che non c'era stato l'ordine, immaginate voi a che punto si arrivava, parliamo della carta igienica. Quindi se pensiamo a tutte le altre esigenze che servono per gestire un ospedale, penso che sia un grosso danno per l'ospedale. Quindi chiediamo piena autonomia dell'attività sanitaria sul territorio. E questa è la nuova amministrazione regionale, pensa che se ne debba fare carico, debba intervenire in quel caso. Non deve essere dimenticata questa nostra richiesta, già palesata tre anni fa. Io penso, possiamo fare un po'. Ma come facciamo ad avere l'autonomia? Guardiamoci in faccia, non c'è bisogno che io mi faccia sentire. Ma questa comunità
cui all'immagine mia, che ancora non sono arrivato, salta all'occhio il fatto che noi abbiamo, soltanto noi abbiamo bisogno della sanità, perché siamo all'età ormai, perché non ci permettono alcune cose. Non cazzo sono studenti? Oh, e poco, poco fa avete parlato di tante cose belle, il parco per i visitatori, e dove possono posizionare quelli, dove possono mettere... Ma se ancora siamo all'ABC, ma non ci vogliamo rendere conto che noi in Basilicata, qualcuno ha parlato mai di un piano regionale sanitario? Io non ho sentito mai parlare, qualcuno di voi mi ha sentito mai, che quali sono i presupposti per un eventuale ampliamento studio? Quali sono? Per la salvaguardia della salute del territorio, quali cazzo ci sono? Non c'è stato mai, mai mi ha sentito parlare di questo. Mai! Ora noi pensiamo una cosa, se noi qualche anno fa eravamo 600 circa 600.000 abitanti da tutta la Basilicata. Mo forse non ci siamo più neanche 500.000. Per cui siamo un quinto della città dell'intervallo napoletano. E abbiamo un nosocomio, un ospedale per ogni... Ma non la sa già percentuale. Però abbiamo 10 ospedali, per raggio di 50 km quadrati. Il buco che noi, anzi voi, classe politica del cazzo, se ce n'è qualcuno, ha creato. Ma chi cazzo è da fare i beni sui cittadini? Senti, la politica è bella, però deve... Ma quale polemica? Questa cosa è altro, non è polemica. Grazie ai quattro centri di pronto soccorso, perché
poi in realtà sono satelliti degli ospedali più grandi, è una scelta che ha consentito di mantenere in piedi delle possibilità, la possibilità oggi di continuare a parlare di sanità. Il livello regionale non è un livello sul quale posso dare risposte, perché le richieste sono state tante, motivate e devono essere portate nelle sedi opportune, e naturalmente la politica regionale deve rispondere, quindi è giusto che il comitato continui a chiedere e si faccia sempre promotore di incontri, di sollecitazioni, perché solo tenendo alta l'attenzione sul tema naturalmente si può arrivare da qualche parte. Ma soprattutto, secondo me, alla politica regionale bisogna chiedere di avere il coraggio di fare delle scelte, perché non si possono mantenere 17 ospedali in una regione che ha meno di 400.000 abitanti. Non si può, cioè, proprio... un dettore che migliorate, qualcosa del genere. No, questo voglio dire, è storia, cioè se oggi noi ci mettiamo, invece di pensare al presente e possibilmente anche al futuro, ci mettiamo a parlare della storia, è bello, ci raccontiamo delle cose, ciascuno racconta il suo proprio punto di vista rispetto a come sono andate le cose, però non credo che ci spostiamo di una virgola rispetto a quello che può essere un percorso da mettere in piedi. Quindi chiarito che l'ospedale di Lago Negro, con tutte le rivendicazioni che devono essere fatte, esiste e deve essere mantenuto e deve essere potenziato, efficientato e migliorato. Io dico, rispetto a due delle domande che sono state poste, che bisogna però evitare di raccontare cose che non sono rispondenti alla realtà. La scelta di puntare sulla ristrutturazione del sito esistente è una scelta non della Regione Basilicata ma del Ministero della Salute, perché il Ministero della Salute, di fronte alla richiesta della Regione di sapere, perché i funzionari regionali si sono recati al Ministero e hanno chiesto: ci sono i soldi per fare l'ospedale di Lago Negro? E il Ministero ha detto: sì, i soldi ci sono, ma ci dovete spiegare perché volete trasferire il sito nel quale questi soldi devono essere spesi in un posto diverso, rispetto a due questioni. La prima questione è: cosa fate dell'ospedale esistente? Perché se andate a trasferire la struttura dovete anche dire cosa fate della struttura esistente. La lasciate lì nel centro del paese a essere frequentata da topi? Avete già un'idea? Avete già messo in piedi un percorso che rende utilizzabile la struttura esistente? Prima questione. Seconda questione. State spendendo per realizzare il nuovo padiglione, i soldi sono già stati destinati, finalizzati, il progetto è ampiamente avanzato, poi vi dirò lo stato dell'arte per quello che ne so del progetto del padiglione. State spendendo sul padiglione 16 milioni e mezzo. Spendete 16 milioni e mezzo per poi trasferire l'ospedale da un'altra parte? Il Ministero, credo, abbia posto ai funzionari regionali delle questioni logiche, delle questioni concrete, che ciascuno che abbia il buon senso si rende conto che sono questioni concrete. I funzionari regionali sono tornati a casa, hanno dibattuto su questa cosa e hanno proposto, politica regionale che non ha ancora preso una decisione, hanno proposto varie opportunità. Cioè, si potrebbe fare questo, questo e questo, diteci in che direzione gli uffici che devono progettare devono andare. Quindi quando si parla del sito del Tippone Rosso non si parla di una situazione come quella di Contrada Cappella, dove c'era un progetto esecutivo, si parla di uno studio di fattibilità che è uguale dal punto di vista dell'utilità per la realizzabilità dell'opera, uguale alle pubblicazioni su Facebook, stessa validità, perché il progetto sul Tippone Rosso non è un progetto, è uno studio di fattibilità, quindi nient'altro. Per cui l'idea
di andare a progettare, quindi la politica regionale cosa, stando quello che vi ho detto del Ministero della Salute che ha detto spiegateci queste cose se no dovete aggiustare il sito esistente, stando questo i tecnici della regione, dell'ASPA attendono di sapere dalla politica che cosa devono fare, ed è corretto che questa comunità, questa cittadinanza solleciti presto una risposta, mantenendo presente, non innamorandosi però né di una ipotesi né dell'altra, cioè non possiamo dire mi piace e ti imponerò solo voglio fare qui, cioè probabilmente bisogna capire che in questo momento abbiamo una dotazione finanziaria, abbiamo una serie di considerazioni di buon senso da mettere in fila e la politica regionale dovrà prendere le proprie decisioni. Quindi la verità sta in quello che vi sto raccontando. E quando l'hanno sbuto si è perduto? Ma quando l'hanno sbuto la fatica? Sì. Sì, sono anni che io ricordo, no, giusto ricordato, io ti racconto i fatti suoi, questa cosa racconto pure un fatto mio. E nel 2011, ad una riunione sull'ospedale, io chiesi la parola e mi fu negata. E qui c'era la precedente amministrazione, il sindaco Domenico Migliori, con l'allora assessore Gentile, che era assessore alle infrastrutture, e tagliavano il nastro. Nel 2011 tagliavano il nastro dell'apertura. Sì, sì, subito lascio spazio a... Facciamo il paragone con la cosa, tanto gli altri di quanto si parla di, non mi pare si sta sforando, però gradisce che io stringa. Stringo e stringo dopo avervi raccontato questa cosa. E detto... Si vede che non sono molto simpatica la Presidente Mario. L'ultima, quindi ripeto, credo che necessariamente il Comitato debba continuare nella sua azione. Credo che il problema relativo allo stato di progettazione del padiglione, e anche questo viene dal passato perché purtroppo ci sono una serie di problemi, la conferenza di localizzazione è stata aggiornata a data da destinarsi in attesa di alcune cose, perché non è vero che ci sono relazioni geologiche agli OSA, perché ogni nuovo problema richiede una soluzione specifica per quel problema, e nella fase dell'indagine eseguita per la realizzazione del padiglione è venuto fuori un problema nuovo che non era mai stato preso in considerazione prima, e quindi purtroppo c'è bisogno di una risposta nuova. Speriamo bene, io sono cittadina di questa comunità, quindi credo che come gli altri cercherò di ottenere delle risposte insieme a tutti gli altri. Grazie del tempo. Professore Iuri, ci parlo. Vuoi andare qua? Però non allunghiamoci molto perché alle 7 abbiamo necessità di chiudere. Possiamo sforare quello che abbiamo stringato. Allora, da quello che ho sentito, noi praticamente passiamo dalla località Cappella, ottima, alla località Limone Rossobuna, e piano piano siamo chiamati, siamo tirati in una zona ibrida. Allora noi ci dobbiamo chiedere, questo tranello può essere chiarito a tutti? Si può saltare la regione Basilicata ed arrivare direttamente al ministro? Dicendo al ministro la nostra area viene continuamente impoverita da questo punto di vista. La potenza viene continuamente impoverita, e quindi sarebbe opportuno che il governo centrale intervenisse dicendo una parola chiara, definitiva, perché questa storia dei progetti che sono stati fatti, sono definitivi, non sono definitivi, è una storia infinita. Se loro si mettono a giocare in quella parte stretta tra l'ospedale
attuale è la zona del Fimbone Rosso, loro possono trovare 100 difetti in quella zona, ne possono trovare 100. Quindi loro stanno prendendo tempo, è una strategia per tutti i collettivi. Io faccio una semplice proposta, bisogna intervenire, chiedere un incontro con il ministro Speranza, perché una parola definitiva, autorevole e necessaria, perché sentire tante persone che chi non ha tempo di scappa, eccetera, eccetera, è una cosa che ci ha stancato. Allora, do la parola al professor Iorcione. Buonasera, prelevenzi proprio. Io vorrei che si spostasse un po' l'ottica, che è importante per dare anche alla causa, diciamo, del Comitato e del Lagone Grese, che questo ospedale di Lagonello diventasse l'ospedale di Lagone Grese. No? E lo so, io lo so che è l'intenzione di tutti. Secondo me deve essere proprio nel pensiero di tutti. Cioè il Comitato deve essere un Comitato del Lagone Grese, quindi, voglio dire che ci sia la partecipazione di tutto il Lagone Grese, perché questa ragione che il Comitato porta avanti è la ragione di tutti quanti noi. Lui è di tre. Sì. Aspetta, io chiarisco meglio, non voglio fare una questione, ma chiarisco meglio, vorrei che queste riunioni, questi momenti, fossero presenti a Nemuri, a Lagonegro, a Lauria, a Trecchi, a Rivella, a Sinistra, che fossero sentiti da tutti questi paesi, che non ci fosse solo un aspetto magari capace solo di attirare attenzione in quanto Lagonegro. È importante questo aspetto, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista sociale. Lo dico perché le ragioni sono le ragioni di tutti, e se voi andate a tastare adesso il polso dell'opinione pubblica del Lagone Grese sull'ospedale, a questo punto dico di Lagonegro, il giudizio è pessimo. Il giudizio della gente, dell'opinione pubblica su questo ospedale è pessimo. E allora abbiamo bisogno che questo giudizio diventi un giudizio alto, un giudizio di fiducia, di speranza, e soprattutto un giudizio che metta nella condizione la possibilità di poter poi lavorare. E vado subito a una proposta che secondo me deve essere, credo, possa essere operativa. Questo comitato ha bisogno in un tempo relativamente breve, io capisco le difficoltà, capisco tutte le situazioni che ci sono, di allargarsi il più possibile. Credo che debba contenere in sé le istituzioni locali. Cioè immagino che debbano entrarci, volente o volente devono entrarci in questa cosa. Deve essere avvertito come un'esigenza di tutto il territorio, e credo che il massimo dell'esposizione e dell'espressione, diciamo, politica è l'ente locale, che al di là delle posizioni politiche secondo me deve affrontarlo questo tema, per superare vecchie ruggini e per superare un passato che storicamente e politicamente non è entusiasmato. Né è caso di fare la storia di quello che è avvenuto sull'ospedale. Adesso bisogna guardare avanti, e bisogna guardare avanti con quello che noi abbiamo, con le possibilità che noi abbiamo. Ecco, e allora io sono d'accordo con Iudici quando diceva della proposta di incontrare il ministro, anche perché oggi abbiamo un'opportunità di un ministro regionale, quindi è il caso che ci sia subito questo rapporto. Ma insieme al ministro deve esserci anche l'assessore, perché poi esistono dei ruoli, esistono degli impegni, e io credo che il ruolo di questa regione è quello di dare una risposta al territorio, e questa risposta al territorio deve essere data dalla pubblica amministrazione, dalle istituzioni, non può essere più solo un fatto di scaricare responsabilità. Come altrettanto vero quello che ognuno di noi registra su un progetto che può essere magari secondario, nascosto, ma che nei fatti è così, perché la storia ce lo insegna. Tutta la politica è stata potenza centrica in questa regione. Tutto ciò è stato concepito, concentrato all'interno di Potenza. La periferia è stata sempre periferia e scartata. C'è poco da fare. Oggi vi sono impegni e situazioni diverse, però questo dubbio, questa difficoltà e questa situazione l'abbiamo registrato continuamente nelle nostre cose. E allora abbiamo bisogno, ecco, di incalzare questo. E allora una iniziativa a carattere
veramente popolare. Io penso che abbiamo bisogno, avete bisogno, abbiamo bisogno, dico, è meglio così, abbiamo bisogno di puntare ad un'iniziativa fra un mese, fra due mesi, fra un mese e mezzo, quando riteniamo giusta la cosa, di avere un incontro qui con tutte queste parti sociali, con le organizzazioni sociali, i sindacati, con le istituzioni, la pubblica amministrazione e con il ministro. Il ministro sarà catalizzatore di tutto questo. Se il ministro ci dice che il 28, sto dicendo una data così a caso, marzo è possibile fare questo incontro, allora sarà possibile per l'assessore, perché qualora non dovesse venire sarebbe una grande diciamo, un debito di immagine straordinaria. Sarà possibile per i sindaci, sarà possibile per la pubblica amministrazione in generale e sarà possibile per la gente, che insieme chiederanno questa cosa. Poi è chiaro che in questo mese e mezzo avremo tutto il tempo per poter immaginare quale potrebbe essere una proposta, quella che già avete voi, che avete prima già enunciato, che può essere magari organizzata meglio per tutto il territorio. Io credo che questo è un appuntamento al quale abbiamo bisogno necessariamente di andare con forza e soprattutto credendoci, e abbiamo bisogno che tutto, lo ripeto e finisco, che vada a finire all'interno di tutti i paesi. Io che abito a Nero devo sentire questa esigenza di questo ospedale. Non posso immaginare l'ospedale di Lago Nero, devo ospedare il mio ospedale, è l'ospedale di Nero, di Trecchia, di Maratea, e anche recuperare ieri quella cosa che in passato c'era molta gente che sta dicendo, ma c'erano gli ospedali. Maratea aveva un ospedale straordinario, quel reparto, quella terrazza, uno si affacciava e vedeva il mare, era una cosa straordinaria. Perché è stato abbandonato? Perché è stato chiuso? E Laurini e Chiaromonte, e probabilmente avranno la stessa sorte Sapri o Polla, questo è nell'impegno forse probabilmente dell'idea di qualcuno. E allora ecco, tutte queste cose che dobbiamo razionalizzare, dobbiamo trasformare in punti di forza, non in punti di divisione e di debolezza. Allora, il dibattito è continuo, se c'è qualcuno che vuole intervenire a disposizione. Buonasera a tutti, mi sento qua se posso uscire. Il problema è che devo spendere due parole, i problemi sono due che abbiamo qui. Uno riguarda, diciamo, l'assistenza attuale, il funzionamento del presso ospedaliero attuale, che è grande sofferenza, la sofferenza che su cui è influito in maniera decisiva sicuramente la legge del riordino del 2017. La numero 2 del 2017, molti di noi avevano previsto diciamo, questo sviluppo più vicino, avevano previsto questo sviluppo, questo decadimento, questa lenta agonia dei pressi periferici, l'ospedale Valdani, della Valdani, di Villa Dani, quello di Menfi, di Corridore e di Bonino. In questa rete, diciamo, in questa lenta agonia sicuramente più penalizzati siamo proprio noi. Siamo proprio noi, non abbiamo, diciamo, la fortuna di ricordo di avere l'assessore del posto, Menfi tutto sommato è vicino, Villa Dani è petrolio, Lago Nero è quello messo peggio, all'utenza, diciamo, per altri versi, diciamo, nel senso che noi siamo al centro di un territorio che è vasto, non molto abitato, però abbiamo dei punti di forza che era quello che si è sempre ripetuto nei nostri incontri, l'immigrazione. Era uno che è forse l'unico ospedale in Basilicata che fa immigrazione, cioè della particolare posizione sia dall'Alta Calabria che dall'Arcivento dove vengono a curarsi da noi. Io mi spenderei molto su questo primo aspetto, nel senso di garantire il funzionamento dell'esistente, perché purtroppo in questi due anni c'è stata questa economia, questa lenta consunzione dell'ospedale, la mancanza di medici che peggiorerà notevolmente, perché molti sono al limite di età, chi è prossimo alla pensione, insomma, si pensa già ad altre cose, la difficoltà di garantire i turni, si fa l'ultimo, diciamo, è stato in ordine di tempo, l'ultima emergenza è stata quella di pediatria, poi c'è stata quella degli anestesisti che non c'erano, i turni di lavoro massacranti degli infermieri, i sostituti che non arrivano. Quindi mettere in sicurezza il funzionamento dell'attuale ospedale. Qualcuno prima ha detto che ci sono molti ospedali aperti in Basilicata, non è vero, ci sono molti pressi che però non fanno.
ci sarebbe tutta la vicenda del territorio che è inesistente da noi. Perché ci si aggrappa all'esistente? Ci si aggrappa all'esistente perché l'unica cosa che rimane sul territorio, l'ospedale. C'è un pochissimo, non c'è riabilitazione, non c'è prevenzione, anche le abruzze, diciamo, sono messe in grossa difficoltà da questa carenza, diciamo, che c'è questo ospedale attuale di Lago Negro. Poi, diciamo, il secondo aspetto riguarda questo nuovo sito ospedaliero, insomma, i vari progetti, anzi, pronuncia. Anche qui sia il comitato, sia chi è intervenuto prima di noi, ne ha parlato, abbiamo seguito da vicino, abbiamo fatto dei tavoli con la precedente giunta, con la precedente amministrazione, dove ci è stato detto che bisogna parare il colpo di una direttiva comunitaria di organizzare tutti in un ospedale unico, però i risultati sono pessimi. Muoverci dalla zona in cui è stato individuato il sito, lì dove c'è stato anche la progettazione eseguita, veramente ci ha dato un colpo, diciamo, mortale, perché lì si era andato molto avanti. Il problema principale è questa lievitazione della spesa, rispetto al progetto originale. Se si va in giro per l'Italia, dove sono stati realizzati i presti ospedalieri, si realizzavano per meno della metà in poco tempo. Certo, qua la Cina in 10 giorni ha costruito queste private case, questo nuovo ospedale, qua in 10 giorni non si fanno niente. Qualcuno ha detto anche, bisogna, diciamo, mobilitare non le energie del governo regionale, ma quelle ministeriali. Beh, qui c'è una distinzione dei ruoli. Dal 92 in poi, 92, 99, 2000, ci sono state una serie di sindaci che hanno regionalizzato il servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario nazionale è stata una grossa conquista del 78, di Manzelli, le cure gratuite a tutti. Poi è stato demandato alle regioni. Le regioni mettono i soldi, ripianano i disavanzi, decidono cosa fare. Adesso c'è un voto assordante da parte di questa amministrazione regionale, che è stata contattata non solo da noi, dall'area nostra, ma per molti versi. Io rappresento un'organizzazione sindacale, dal sindacato, dai comitati, c'è stato sempre detto vedremo, provvederemo, ma scelte non c'è nessuno. Va fatta una scelta, il servizio sanitario regionale è costoso, manca un pezzo, diciamo, del diritto alla salute, che sia la prevenzione che la medicina territoriale, che potrebbero, in cui potrebbero ritrovarsi questi pezzi che attualmente fanno poco, ce ne stanno tanti in giro, in Basilicata. Per quanto riguarda l'intervento ministeriale, il Ministero ha semplicemente chiesto delle delegazioni alla regione. È vero quello che diceva Maria prima, mi sembra anche, diciamo, un'obiezione condivisibile. Cosa volete fare? Ma i soldi ci sono e la responsabilità della decisione spetta alla regione. L'assessore Leone più volte ci ha rassicurato, vedremo, direi, ma non riesce a cavare un ragno da lui. Ristrutturare l'esistente è una follia, io che ho un'esperienza non ho. Napoli ha molti ospedali, il centro storico, il centro città, dove si sono buttati una marea di soldi in ristrutturazione inutile. Finché non ha costruito l'ospedale del mare. La esigenza oggi di fare buona sanità richiede gli spazi, delle strutture progettate e realizzate per quelle che sono le nuove esigenze. Non è possibile, tranne che non si voglia trasformare in una specie, diciamo, di ambulatorio, così, quello che la comunità. Ci sono delle esperienze, viene quelle in bianco, le case della salute, che hanno dato un buon esito, che significa perdere, diciamo, l'ospedale. Ma noi siamo stimati nel senso che siamo quelli che abbiamo una maggior distanza da Potenza, diciamo. Ci sono una serie, io ho partecipato a riunioni in cui si diceva che sarebbero stati attivati elicotteri che ci venivano a prendere, ma un'obiezione banale, se c'è un incidente che riguarda più persone, pericolo di vita, hanno bisogno di cure urgenti nella mezz'ora, mi dite voi come si fa, come si sceglie, no? L'incidente classico sull'autostrada coinvolge una serie di vite, in fin di vita si trasporta qualcuno a Potenza, il resto è destinato, come va? Quindi, diciamo, sicuramente bisogna tenere insieme le forze del territorio, perché
Gerardo prima sottolineava una cosa che io ho sempre pensato, sempre ripetuto in vari comuni, come l'ospedale, la sanità, la comune fosse percepita dal territorio umano. Oggi è cambiato un po' il contesto, cioè il futuro non è non tecnico ma uno spazio. Nel senso che se io non ritrovo delle cure alla comune, mi sposto, non penso a cambiare, a battere un intervallo in un visto, ma questo diciamo riguarda tutta una serie di altre cose, lo sviluppo locale, eccetera, eccetera. Un giovane pensa, oppure un'altra persona che deve fare un intervento, di farlo dove crede, pensa di essere assistito o no. Quindi questa cosa ce la dobbiamo mettere in testa. Non è il futuro un tempo, ma uno spazio. Io mi sposto a curarmi a Roma, o a Bologna, o a Milano, perché dipendo di trovare la migliore assistenza possibile. Sul lavoro c'è questa particolarità. Siamo lontani da Potenza, abbiamo una vasta area territoriale che dobbiamo servire, che serviamo, quindi un'area molto estesa, facciamo un po' di immigrazione, quindi quella che manca, secondo me, quello di metterci attorno ad un tavolo, coinvolge sicuramente il territorio, però qui metterci in volontà, ragionare razionalmente, ragionare razionalmente, e poi è un problema della regione, deve decidere. Non possiamo diciamo prendere l'attuale ministro della salute e lui ci dirà, è originario proprio della nostra area, ma certamente non è lui che dice, i soldi sono là, vanno date delle risposte, vanno fatte delle scelte. Buonasera a tutti. Sarò breve perché ormai l'ora è quella che è. Intervengo per fare qualche considerazione a partire dal lavoro che stanno facendo ancora Pietro Mango e Giuseppe Di Nove, che è un'opera importante. Io dico sempre è una lampadina accesa nelle tenebre, perché l'ospedale di Lagonegro, purtroppo chi vi parla, lo dico purtroppo, negli anni, ancora prima del 97, ci sono almeno 50 articoli pubblicati sulla Gazzetta della Basilicata per il nuovo ospedale di Lagonegro, perché noi abbiamo sempre ritenuto che il posto migliore, tra l'altro, per fare un ospedale fosse la cappella da sola, ma anche uno che viene dall'America viene qui e dice: scusate, dove lo volete fare l'ospedale? Località Cappella. Ci abbiamo creduto, è solamente però che lì si è consumato un inganno che è durato oltre 20 anni, un inganno, senza affrontare in modo serio il problema. Io ricordo solamente a chi se lo ricorda che a maggio 2011 la regione Basilicata praticamente faceva capire che i lavori stavano per iniziare. C'è un tavolo sul quale c'è il ministro della Valeria in totale buona fede, aggiungo io, che erano tranquilli che i lavori stessero per iniziare, e poi tutto quanto il resto lo sappiamo. Sappiamo anche che l'ospedale all'epoca nasceva per 240 posti letto, nel frattempo da 240 si è passata a 135 posti letto, ma documenti, le cose che non voglio entrare molto nel merito, perché Maria Di Lascio ha detto una cosa sulla quale non c'è nessuna polemica ovviamente tra me e lei su questa questione specifica. La regione Basilicata, ora la devo raccontare questa battuta perché veramente io feci una cosa come Pierino più offerta, come faceva Pierino nella sua azione. Ci fu un incontro alla regione Basilicata, ascoltatemi bene per quello che sto parlando. Ottobre, non so se mi ricordo bene, 2016, cioè l'incontro quando si parlò del nuovo padiglione. Ci fu questo incontro e allora a un certo punto si parlava dell'ospedale che si sarebbe realizzato in località Cappella, perché dobbiamo sapere le cose per poter parlare. E a un certo punto, vi chiedo scusa, e a un certo punto viene fuori l'idea di fare anche un padiglione nei pressi dell'ospedale attuale. Allora io che faccio a volte il Pierino della situazione, con buona pace del mio compagno e amico Pierino,
presi la parola e creai una certa ilarità per quello che ho detto in quell'incontro, perché era tutto il gota della regione Basilicata più la giunta del comune di Lago Nero. Disse: scusatemi, ma se state prevedendo una sanità di transito, che la gente deve solo passare per Lago Nero, a cosa servono tutte queste strutture che voi volete realizzare? Perché i fatti, miei cari amici, sono esattamente questi. Nel momento in cui è venuto fuori la proposta di fare un padiglione, è perché era stato messo il segno di croce sull'ospedale in località Cappello. Ma dal momento che io cerco sempre di prendere il buono dalle cose, arriva finalmente a dicembre, attento, ascoltate, segnatevi bene le date, a dicembre 2018, dopo che Pasquale Mittidì si era dimesso, viene, i tecnici incaricati del padiglione portano il progetto sul quale il comune di Lago Nero doveva fare la conferenza di servizio. Insisto, faccio, insomma, alla fine riusciamo a convocare, segnatevi bene, riusciamo a convocare la conferenza di servizio per il 27 marzo 2019. Sembrava un miracolo. Vado alla conferenza, perché là ero io delegato per quella conferenza, con l'architetto Sanginelli. Arriviamo lì e dice: no, ma noi abbiamo chiesto un'integrazione all'ufficio al geologo. E quindi io cosa feci? La cosa che ha detto Maria: ho rinviato la conferenza di servizio sine die, nel senso che non si poteva concludere nulla. Nel frattempo, qui ci sono i commissari, ma qualche notizia ve la posso dare, dopo tanta insistenza viene riconvocata una conferenza per il giorno 5 o 6 novembre, 6 novembre 2019. A quell'incontro, queste cose me l'ha detto l'architetto Sanginetto, come si è seduto lì? No, ma noi abbiamo chiesto altre integrazioni, perché la situazione, allora, stiamo pensando di un parere che già è passato un anno. Allora, Gerard, io sono d'accordo con le cose che hai detto, però condivido anche la cosa che ha detto Luigi: la sanità è attestata sulla regione, ed è così. Allora c'è l'urgenza di avere un tavolo per dire una parola fine sull'ospedale del Lago Negrese, perché anche il linguaggio conta, come è giusto che ci sia una consapevolezza da parte dei cittadini, degli amministratori locali di questo territorio, della necessità di avere qui un ospedale perfettamente funzionante, con gli spazi necessari, la necessità che si faccia presto. Il mio intervento serve esclusivamente a questo, per dire: basta rinvii, basta chiacchiere, si faccia il tavolo, e su questo al tavolo le forze politiche, la regione Basilicata, a partire dal presidente della regione Basilicata, l'assessore sanità, il consigliere regionale di Lago Nero, Francesco Pino, i partiti politici, i consiglieri regionali di Italia Viva, quelli del PD, vengano qui a Lago Nero a dire cosa vogliono fare, perché il tema è questo. Se questo non c'è, però, io dico, c'è bisogno forse che noi come cittadini facciamo un'iniziativa clamorosa, aggiungo io. Dobbiamo pensare di fare un'iniziativa clamorosa che accenda l'attenzione della regione Basilicata su questo problema. Poi, da ultimo, quando ero sindaco, sono stato sindaco per un esempio di un altro paese, a un incontro con la regione Basilicata, dove c'è l'assessore Straziuso, io parlo di gente che voi conoscete, che ha amministrato della sanità, ebbi a dire che contro l'ospedale della Unigrese c'è Potenza, c'è la città di Potenza, una classe dirigente mio perché sta a Potenza. Questo è. Allora noi che dobbiamo fare? Noi che siamo partiti, noi siamo qua. Siamo tutti vecchi, ha detto Giuseppe Flore, ha ragione, purtroppo, che l'età media ormai è salita molto qui. Beh, penso proprio noi, tutti quanti noi insieme, popolo, dobbiamo costringere la regione Basilicata a fare una scelta sulla
questione ospedale e non solo, aggiungo, perché c'è anche una questione di servizi territoriali che non sono assicurati. Pierino Manco mi pare che parlasse del centro ematologico, dove la dottoressa che c'era è stata trasferita a Potenza, ma anche gli altri servizi, ce lo diceva anche Luigi, comincia ad avere problemi di personale. Qui ci sono anche operatori ospedalieri, queste cose le sanno perfettamente meglio di me. Io penso che è da subito che bisogna, e la questa comunità purtroppo divisa, posso dire, sì, lo posso dire perché è così, questa comunità troppo divisa deve ritrovare le ragioni per stare insieme, per vincere non una battaglia. La questione ospedale non è vincere la guerra, non solo la battaglia. Ecco, io sono pronto, penso insieme a tutti quanti voi, per lavorare per questa cosa, senza aspettare l'apertura della campagna elettorale di maggio che viene. Grazie. Ringraziamo a tutti quelli che sono intervenuti, ringraziamo soprattutto il professor Luciano per l'idea, anche perché è la nostra idea. Noi ci siamo aperti sin dall'inizio al territorio, forse non siamo riusciti. Quando abbiamo fatto un sciopero là sopra, i sindaci dell'area non ci sono venuti, era stato uno solo, Sergio Costanzo. Sì, ma sto dicendo questo. Uno solo Sergio Costanzo. Sto dicendo questo, noi ci siamo aperti sin dall'inizio. Quattro sindaci sono scaricato sul tasso, non è estruso. Tutti gli altri sono caro Giuseppe. Vabbè, ma io stavo dicendo, non stavo dicendo quello che volevo. Io stavo dicendo che noi come comitato ci siamo aperti sin da qui al territorio, invitando tutti qua, fin dalla prima riunione che abbiamo fatto tutti i rappresentanti del territorio. La prima manifestazione era aperta a tutti, quindi il territorio deve rispondere, deve prendere coscienza che l'ospedale non è l'ospedale del bravo Regresso. A chiusura della manifestazione, chiaramente che abbiamo voluto dare a tutti i contenuti, e anche abbiamo lasciato delle interviste anche alla RAI regionale, Basilicata, io ringrazio per aver avuto tutta questa pazienza ad ascoltarci, e che pazientemente li metterà per iscritto anche sul giornale che lui compone. Io vi ringrazio tutti di essere venuti e voglio ribadire soltanto una cosa, che il nostro intento è costruire l'ospedale unico della Lombardia, costruire, non abbattere e ricostruire. Quelli che hanno questa intenzione se la tolgono nella mente, che noi andremo avanti su questa strada. Costruiremo l'ospedale di Lago Negro, mettendolo bene in testa. Grazie.